Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio portare sul canale l'upgrade che ho fatto al mio drone long range, a questo Crocodile 7 che ho praticamente stravolto dal punto di vista proprio della sua componentistica. Avendo avuto un problema con il suo flight control che mi ha creato un problema dell'accelerometro, quindi questo problema dato dall'accelerometro mi ha fatto bruciare un motore. Quindi il drone è precipitato, per fortuna ero nel campo in cui stavo testando le batterie, quindi non è successo niente di che, anche perché ero praticamente a una decina di metri da terra, poi l'erba altissima, quindi è caduto, non è successo niente a livello di danni. Però l'accelerometro che ha creato il problema mi ha fatto comunque bruciare un motore, perché il motore, per compensare diciamo il difetto dell'accelerometro, è andato in surriscaldamento e alla fine si è bruciato e poi il drone è venuto giù. Allora, partendo da questo punto, ho deciso di cambiare tutta la componentistica del drone, quindi di abbandonare tutta la componentistica GPRC che c'era installata sul drone e di passare a quella iFlight, che ritengo uno dei marchi migliori, o perlomeno è quello che a me piace tanto a livello di componentistica, di droni assemblati, di qualità proprio dei materiali, cioè a me piace davvero tanto. Poi non dico che sia il meglio che c'è, ma però a me piace. Quindi ho deciso di abbandonare GPRC e di passare appunto alla componentistica iFlight. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho installato io in questa nuova versione del mio Crocodile 7 per long range. Allora, partiamo dai motori. Avendo bruciato un motore, ho deciso di sostituirli tutti. Ho montato sempre un motore 2306 come tipologia di motore, come quello installato di serie, e ho montato dei 1700 kW della serie Singe E, che è la versione se vogliamo economica, non è la versione di quelli estremi, non è una versione costosa, la versione praticamente economica di iFlight, ma che ritengo di qualità ottima per un long range, perché non mi interessano le prestazioni paura, nel long range non serve avere chissà che, ma serve dei motori affidabili, e sicuramente questi motori lo sono. Quindi sono dei 1700 kW rispetto ai 1600 kW originali che sono installati nel Crocodile 7. Dopodiché, avendo installato questi motori, ho deciso di installare questa componentistica. Adesso ve la faccio vedere. Partiamo dalla VTX, che è una VTX che arriva fino a 800 mW, quindi è spettacolare per fare long range, più che ottima, ed è una cosa che mi piace tanto, il fatto che sia separata da tutto il resto, mentre nel flight control della GPRC la VTX è installata sul flight control, quindi c'è davvero un eccesso di calore che si va a creare. Infatti, se avete attivato le temperature nella telemetria del vostro visore, vedete che salgono in maniera esponenziale. Quando il drone è lì fermo con attaccato le batterie, le temperature salgono in maniera pazzesca, mentre in questo caso tutto rimane molto più fresco e raffreddato. Quindi VTX da 800 mW, poi vi lascio tutti i link in descrizione dei componenti che ho messo. Poi passiamo alla parte sotto, abbiamo il flight control. Il flight control, ho deciso di installare un F7 Twin G. Praticamente abbiamo un processore F7, quindi prestazioni molto più importanti rispetto all'F4 installato di serie. Qua abbiamo veramente un processore di ultima generazione, e poi abbiamo due giroscopi che lavorano simultaneamente, quindi un flight control molto più avanzato rispetto a quello installato di serie. E soprattutto una cosa interessante, abbiamo la presa Type-C. Questo ci permette, collegando il drone al PC, di avere il collegamento alla radio senza andare a collegare le batterie. Quindi basta collegare la Type-C al nostro PC e abbiamo il collegamento radio, mentre con i flight control, con le micro USB, dobbiamo collegare sempre le batterie per avere il collegamento radio e fare diciamo le configurazioni della radio. Quindi un'altra cosa che mi è piaciuta tanto appunto è questa. E poi questo flight control, che avendo un processore di ultima generazione elabora tutto in maniera molto più veloce e non si sovraccarica. E in più questo flight control ha il barometro, che potete utilizzare o meno. Io ce l'ho disattivato, ma nel caso lo si voglia utilizzare, lo si attiva in beta flight, e quindi si ha un drone che mantiene la quota. Io non lo utilizzo, però
sappiate che c'è. Ha un black box, quindi una scatola nera da 32 mega, quindi una, diciamo, una capienza bella importante, e supporta sia smart audio che IRC tramp. Quindi secondo me è un flight controller che ritengo davvero super valido, e io attualmente lo sto utilizzando con Betafly 4.2. Quando voi lo acquistate di serie monta Betafly 4.1.2, però fate l'aggiornamento, ovviamente guardate di fare l'aggiornamento giusto con il firmware giusto, e lo utilizzate con Betafly 4.2. In più questa versione è la versione digital, nel senso che la si può utilizzare su un drone come questo che non ha installato la versione digital di DJI. Però nel caso, qua da parte abbiamo l'ingresso della sua spinetta per connettere il modulo DJI senza saldare nessun filo né niente. Quindi magari in futuro vorrò provare DJI, quindi con questo flight control mi basterà attaccare la spinetta e tutto è a posto. Mentre nel caso lo utilizziamo come in questo caso in maniera analogica, saldiamo tutti i nostri fili e tutto è ok. Mentre come ESC ho montato un ESC 4-in-1 da 50 Ampere, è in grado di avere un D-Shot 1200, quindi un ESC abbastanza importante. E in tutto questo, poi come ultima modifica, ho installato un buzzer autoalimentato. Allora ragazzi, il drone l'ho già provato e si comporta davvero bene. Una cosa che mi ha impressionato poi rispetto al flight control originale è il GPS, perché il GPS è quello originale montato sul drone Crocodile 7, ma collegato a questo flight control si connette ai satelliti in maniera super veloce, sembra quasi un drone DJI, mentre prima bisognava aspettare un po' di minuti e le temperature poi salivano in maniera pazzesca, un po' per dovuti alla VTX, un po' dovuti al processore che scaldava tantissimo e via dicendo, stando lì fermo le temperature salivano in maniera esponenziale prima che agganciasse i satelliti. Adesso tutto a livello di temperatura già non sale rispetto a prima, sale in maniera lentissima, quindi potrebbe stare lì fermo tantissimo e le temperature non salgono in maniera così veloce come prima, anzi in maniera davvero lenta attualmente, ma in più con questo flight control il GPS aggancia i satelliti in una maniera super veloce, cioè sono rimasto davvero stupefatto rispetto a prima. Nel giro veramente di un paio di minuti ha agganciato i satelliti, mentre prima bisogna aspettare davvero davvero tanto. Sembra quasi davvero, ragazzi, un drone DJI, non per ripetermi, ma mi ha davvero impressionato questo miglioramento, che prima mi dava davvero tanto fastidio quel attendere l'aggancio dei satelliti. E tutto questo lo sto utilizzando con le batterie agli ioni di litio, le 21.700 da 4.000 mAh, che comunque ci danno un'autonomia davvero davvero importante per un drone long range, dove comunque bisogna avere tanta autonomia ma non prestazioni pazzesche. Quindi ragazzi, spero che questo upgrade che ho fatto al Crocodile 7 vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, come voi magari avete già modificato il Crocodile 7, se l'avete modificato, se ce l'avete di serie. Quindi ragazzi, questo è quello che ho fatto io, questa è la componentistica che ho montato io, link in descrizione se volete dargli un'occhiata ai prezzi e alle caratteristiche tecniche in maniera più precisa. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.